Allora, ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Yakuza Like a Dragon. Abbiamo un nuovo componente nella squadra, la Soapland ha chiuso. E insomma, il problema della Soapland, del padre di... oddio, non mi sfugge il nome di quella ragazza lì, che poi è sua sorella gemella. L'abbiamo risolto, però... Il capo, il proprietario della Soplan è morto, anzi, è stato ucciso praticamente. Pare dalla mafia cinese. Quindi, vediamo di occuparci del nuovo problema. Ma prima, dobbiamo appunto svolgere le missioni secondarie. Prima di qualsiasi cosa, dobbiamo svolgere le missioni secondarie. Allora, qua ce n'è una e io incomincerei da questa. Vediamo come se la cava in combattimento. Un nuovo acquisto. Poi andiamo a prendere qualcosina anche per lei. Allora, facciamo una mazzata, se tutti deboli, perché magari questi... Aspetta. Possiamo anche attaccare... Abbiamo preso uno in corsa. Ah, vediamo. Con la borsa attacca. No. Guarda. Va bene, molto bene. Ok, mancano due. Ottimo. Vai, vai, borsettata in faccia. E a calci. Ok. No, cavolo, la manca. Proviamo. Ma sto angolo, fine. Beh, vabbè. Alla fine l'abbiamo preso. Ok. Lei si chiama Saeko. Il lavoro ストリップ perfetto. 劇場か。年季の入った建物だな。おい、一番。アルバイト募集だってよ。ほう、時給900円か。ここで働けばお金ももらえて一石二鳥じゃねえか。一石二鳥？お金稼ぐのともう一つは？え、それはその、社会貢献？どうせならもっとうまいこと言え。シンファティ。冗談よ。でもこのバイトは賞見られないわ。え？そこの担当者と知り合いなんだけど、バイトはモギリや機材調整係だって。ああ、そうなんだ。それに下心で門を叩く人はすぐにわかるってさ。違うぞ。俺は真面目に働こうと思っシて。ン。別に何でもいいけどね。ま、楽な仕事なんてねえよな。Vabbè, più legame, benissimo. Fammi entrare qua. いらっしゃいませ。Allora, la borsa. Amizia, 17.000, costa parecchio. Praticamente spendiamo tutto per lei, però serve. Non c'è altro, no? Nastro rosa. Vabbè. No, dai, sì. Dai, fa niente. Ci vuole. Sì, equipaggiamo. Poi, prima o poi, risparmieremo come si deve per Dragon Kart. Allora, attenzione, vediamo se riusciamo a sfuggire. A parte che sto andando dalla parte sbagliata. Vabbè. Ci hanno beccati. Proviamo questa nuova borsa. Vabbè, questi sono più forti. Andiamo. Se ne becca un po'. Oh, bene. Ottimo. Ah, non ho visto le sue tecniche, è vero. È vero, ero così concentrato sulla borsa. Beh, le vedremo, dai. Nuovo rango. Ok.
Ok, mi devo girare. Devo andare di qua. Ha pochi punti tecnica lei. Che succede qua? Ah? Nanda? Aizu wa? Che me ga atte shimatta. Nanka yobarete iru. Ma che? Diamo un'occhiata. Sonna tokoro de nani yatten da? 実は今から急いで電車に乗って東京へ行かないといけないのですが、その服がなくて。え、泡だけはあるんですけどね。泡？何言ってんだ？僕今こんな感じなんです。Bagno per due. そうか。風邪ひくんじゃねえぞ。 じゃな。ちょっと待ってください。このままじゃ僕電車にも乗れないんですよ。話せ。俺まで泡まみれになるだろうが。大体なんでそんなことになってんだよ。服はどうした？実は少し前まで僕はそこのソープランドであわあわして楽しんでいたんです。最近入ったミカちゃんって子が本当に可愛くて。それで？お楽しみの最中 急に祖父から連絡が来たんです。普段電話なんてしない人だから無性に気になって出てみたら出るのか。おばあちゃんが倒れたって。僕は大のおばあちゃん子なので取り乱してしまい、病院に駆けつけたい一心でミカちゃんや黒服の制止を振り切って泡まみれのまま飛び出しちゃったんです。でもこの格好じゃ駅に着く前に捕まってしまいます。まあそうだろうな。 だからお願いです。あなたの服を貸していただけませんか？え？やだ。そうですよね。こんな泡まみれの男に服なんて貸したくないですよね。ああ、つうかそれならさっさとさっき言ったソープに戻って服を回収すりゃいいだろう。え、それなんですけど、プレイ中に飛び出したのが結構な問題行為だったようで 敵になっちゃいまして、服を取りに戻ろうとしたら黒服の人に入り口で叩き出されてしまって今に至るんです。もはや状況的に進むも地獄、引くも地獄でして、服を貸していただけないならせめて私を洋服屋まで連れて行っていただけませんか？洋服屋？ え、これパーギー。この泡もいつまで持つか分かりません。僕が完全に 生まれたままの姿になる前に服をゲットして早く病院に行かないと。それなら俺があんたの服を買ってくるから。それでそんな時間はありません。あなたを待っている間におばあちゃんの身に何かあったら、それに万が一サイズや趣味が合わなかったら二度手間になって余計時間がかかってしまいます。趣味を語れる立場かよ。 だいたいそこまでの決意があるなら一人でさっさと洋服屋に行ったらいいだろう。そうしたいところなんですが、泡が落ちないようにしてると身動きが取りにくいし、何よりこの辺りは水っ気が多いので泡が流される危険が高いんです。水っ気？なるほど。水をかぶって泡が流された瞬間、きっと私は 即逮捕。おばあちゃんに会うどころか、シャバの空気すら吸えなくなってしまいます。今の時点で逮捕されてもおかしくはないと。infatti。そこで、なんとか水が私にかからないようにしつつ、洋服屋まで連れて行っていただけないでしょうか。一生のお願いです。どうか。どうか。ああ。C'è un negozio di abbinamento di stretto dello shopping. Devo davvero aiutarlo? Vabbè, sì, ma scortalo, sì. Suretete yareyo. Honto desu ka? Arigatou gozaimasu. Anta ni mizu ga kakaranai you ni youfuku ya ni tsukeba ii ndaro? Hai, yoroshiku onegai shimasu. Ah, boku wa Awa no to moushimasu. Ore wa Kasuga da. Ja, tsukamaru mai ni sassato fuku kai ni iku ka. Bene, dobbiamo muoverci con cautela ed evitare l'acqua a ogni costo. Ma due cose, scusa. Uno, incredibile che le bolle siano permangono. E due, come paga? Dove sarà infilato il portafoglio? Voglio dire.
Ma devo evitare l'acqua, eccolo lì. Ma non c'è la destinazione, non c'è. Scusa, qua non si può andare, qua non si può andare. Ah, qui, ok. Vabbè, metto indicatore, se no. Vediamo. Scusa, le fonti d'acqua dove sono? Di qua non si può andare. Ah, ecco lì la... Vabbè, certo, uno innaffia le piante così, eh. Ovviamente, ovviamente, cioè... è fatto, cioè, si usa così l'innaffiatore. Vabbè. Scusi, signora, ma... D'altro non la prende neanche la pianta nel vaso. Questo rumore, no? Ok. Ah, guarda che c'è la... Cosa sta facendo? Non si sa, la signora. Ci sono altri che sono andati appuntamento. Per l'acqua. Vabbè, c'è il pompiere con l'idrante che spegne non si sa quale incendio. Ok. Attenzione. A pericolo fuoco c'è anche. Vabbè. Attenzione. Qua e qua bisogna aspettare, eh. Sempre dietro il nostro uomo, sì. Arriva da una parte, arriva dall'altra, cioè. Ah, sono fermati. Ok. Aspetta, eh. Ah no, siamo arrivati qua. Io sono contento che siamo arrivati qui senza penzolamenti. Grazie mille, Kasuga-san. Torno subito. Certo, fa pure. Arrivo, nonna. Vabbè, adesso si accorge che non ha il portafoglio. Ci scommetto. Un momento. Davvero gli permetteranno di fare shopping conciato così? Che schifo, pervertito. Fuori di qui. Aspetti, la prego, devo comprare dei vestiti. Appunto. Kasuga-san, spiega che è solo un malinteso. Mi sbatteranno dentro di questo passo, più ora che siamo arrivati al negozio. Merda, questa storia non finirà mai, vero? Nah. Ascolti, il mio amico... è una lunga storia. Sta uscendo da una soplan. È appena trovato da una soplan. Non lo biasimi troppo, per favore. Una sople? Non mi interessa dove viene o cosa stava facendo. Non è una scusa per correre in giro nudi. Anzi, ormai ho la certezza che quest'uomo sia un pervertito. Ha proprio ragione. Kasuga-san, non iniziare anche tu, ti prego. Sumane. Oh, scusa, vede. Ascolti, il mio amico... Cos'è, devo confermare quello che pensa la signora? No, è una lunga storia. C'è un motivo perché questo tizio è nudo. Davvero? Soda. Sì, sua nonna è appena svenuta. Nella sauna, quando ha ricevuto il messaggio, non poteva ignorarlo. Per cui è corso via senza riflettersi. Ma non ha riflettuto tanto, voglio dire. Sua nonna è svenuta? No. Sì, gli faccia un favore, gli venda dei vestiti senza fargli problemi, d'accordo? Sto cercando di aiutare questo idiota a raggiungere l'ospedale per farle visita. D'accordo, capisco. In tal caso, da questa parte. Ma sembrava non volesse sentire ragioni. Cavolo, basta un'espressione seria e la gente si beve davvero qualsiasi cosa. Vabbè, ma... Ah, eccolo! Ma come ha pagato? Vabbè. Kasuga-san, ho preso dei vestiti. Oh, ottimo. Ora che ci penso? Ah, ecco, come li hai pagati? Non eri nudo. Il commesso mi ha visto piangere mentre sceglieva i vestiti e me li ha fatti mettere in conto. Un conto? In un negozio di abbigliamento.
Sarò sempre in debito con te. E con ciò vado da mia nonna. Oh. D'accordo, vai. Spero che tua nonna stia bene. Che sua nonna stia bene. Vabbè, però non è finita. Torna da Wano. Ah, qua. Ok. Torniamo indietro. Torniamo indietro. Ci sono i soliti tizi. Mi sa che li affrontiamo per forza. Avviventi. Ah, tecniche, tecniche. No? Borsettata. Ok. Danneggia il nemico con una borsetta. Colpo da boxer. Danneggia il nemico con una tecnica presa durante alcune lezioni di box. Tifo infinito. Rafforza l'attacco di un alleato. Profumo pungente. Saeko rafforza il suo attacco spargendosi con un profumo decisamente aggressivo. Cosa maliziosa, ha letto a un nemico una cosa ingannevole, però è dura l'attacco. Ah. Fide, anche qua c'è il personaggio femminile che ha l'abilità di ridurre l'attacco, come in Persona 5, che era Anno in Persona 5. Facciamo borsettata, vediamo. Madonna. Ok. Vai, picchiamoli così. Ok. È un parrucchiere, no, un sarto che è questo qua. Guardia moda. Ok. Perfetto. Ok. Proseguiamo. No, siamo messi bene come vita e punti, con vita e punti tecnica, quindi io eviterei andare a mangiare, ma qua devo per forza combattere. Vai, vai, borsettata. Poi non è la borsettata, non fa niente. Ok. Ottimo. Mancato, ti è. Perfetto. Nuovo rango lavoro. Bene. Ok, eccolo qua. Oh, Awano già ne ga. Ah, Kasuga-san. Yokatta, mata aete. Kono hito ga osewa ni natta Kasuga-san te hito kai? Sou da yo. Kono hito ga Kasuga-san. Kasuga-san ni orei o itakatta ndesu. Obaa-chan mo ichimei o toritomete, kou shite buji ni taiin dekimashita. Sou ka. Yokatta na. Nan demo kono ko no mucha ni tsukiatte kureta to ka. Sumanakatta ne. Ya, kini shinai de kure. Genki ni aeta nara sore de yokatta ya. Anta mitai ni iki na otoko mo mada iru nda ne. Kore wa mago ga sewa ni natta orei da yo. Fard misterioso. Nanka wari na. Arigataku uketorasete mora ze. Kore kara dokka iku no ka? ええ、今日は復帰祝いということで、おばあちゃんの好きなところに連れて行ってあげようと思いまして。おばあちゃん、これからどこ行きたい？そうだね。温泉に入ってさっぱりしたいわね。温泉か。それならあっちかな。それじゃあ春日さん、僕たちはもう行きますね。本当にありがとうございました。おう、ちゃんとばあちゃん孝行してこいよ。はい。Hontoni, furono skina ikka da ne. Ok. Storia secondaria completata, bene. Molto bene, adesso la prossima, dov'è che l'avevo vista? Evitiamo sta zona, ovviamente, qua.
Ah, qua tra l'altro c'è anche il luogo di cura, va bene. Sono due vicine, l'ho vista anche la seconda, va bene. Andiamo là. Soldi e dobbiamo recuperarne un po', vabbè. Cioè, non so, magari appunto trovavo... Aspetta. Dove, dove?小さい頃、ここで家族写真撮ったんだよね。私も菜の葉も緊張して、全然可愛く写らなかったんだよ。それなのにショーウィンドウに飾られちゃってさ。昔から美人姉妹だったってか？まあ、それは否定しないけどね。あれ？でもこの写真館潰れちゃったんだ。時代の流れだな。最近は家族写真を撮る家庭も少ないしよ。そっか。 ちょっと寂しいな。私の家族写真まだうちに残ってるかしら。 Porca vacca, volevo evitarli. Due gruppi. Vabbè. Facciamo. Ci prendiamo colpo da boxer, vediamo. Ah, mio, cioè, è steso. È andato giù subito. Vabbè. Ah, vai, pecchiali. Ok. Vai, vai. Oh. Dicevamo. No, spero me l'abbia preso come dialogo. Sì, credo di sì. Non so se. Ah, ah, ok, no. No, non me l'ha preso. Ok. 小さい頃、ここで家族写真撮ったんだよね。私も菜の葉も緊張して、全然可愛く写らなかったんだよ。それなのにショーウィンドウに飾られちゃってさ。昔から美人姉妹だったってか？まあ、それは否定しないけどね。あれ？でもこの写真館潰れちゃったんだ。時代の流れだな。最近は家族写真を撮る家庭も少ないしよ。そっか。 ちょっと寂しいな。私の家族写真まだうちに残ってるかしら。たとえ写真がなくなったとしても、撮った時の記憶が残ってる方が大切じゃねえか。そうだね。ねえ、今度みんなで写真撮ろうよ。写メでもいいからさ。ねえ、そうだな。あ、bene, bene. Abbiamo aumentato un po' il legame. Vado di qua. Semi di giglio. Ok, qua ce ne sono altri due, quindi non è cambiato nulla, vabbè. Però questi magari sono deboli. Un po' come gli altri, appunto. Ok. Perfetto. Dai, seguiamo l'indicatore. Quasi quasi mi curo. Qua. Mi curo. Ok. Voilà. Vabbè, qua c'è una missione, poi sul ponte ce n'è un'altra, vediamo. Guarda. おっ、ホームレスの人向けの炊き出しか。本当にありがてえよな、これ。おい、あんた、炊き出しってのはな、ホームレスのためのもんなんだよ。は？いや、 別に俺はもらいたいわけじゃねえよ。あんなに見てて、しらばくれんじゃねえ。まあ、うん、エクイボコ。待てって、違うって言ってんだろ。寺門さん、そこまでにしといた方がいいって。お腹が空いてイライラする気持ちもわかるけど、それより炊き出し、並びましょうよ。この甘ちゃんが、炊き出しってのは、俺たちの生命線だろ。
おい、落ち着けって。ああ？元はといえば、てめえのせいだろうが。危ない。まあ、なお。おい、大丈夫か？邪魔しやがって。今度こそ行くぞ！Vabbè, è un irascibile questo. Eh sì, andiamo di attacchi normali, tanto. Cioè, è già steso, eh. Chiede anche 5000, ma dato, Ok. Oh. Ehi, tutto bene? Dove mi trovo? Grazie dell'aiuto, ma non strafare, va bene? Oh, che ne è stato di Terakado-san? Steso. Era ancora abbastanza scocciato quando si è svenuto. Mi sono dovuto intromettere per calmarlo. Avrei dovuto immaginarlo che avrebbe fatto così. Terakado-san non è una cattiva persona. Il problema è che di recente sempre più persone non senza tetto hanno cercato di infilarsi nella mensa. Penso che si sia irritato perché non ce n'era più abbastanza per coloro che ne hanno davvero bisogno. Vorrei scusarmi da parte sua. Mi spiace per aver averti creato problemi. Non avevo idea che la situazione fosse così seria, ma almeno adesso lo so. E ad ogni modo, non eri in fila per prenderti un po' di zuppa? Oh, giusto. Devo muovermi a prenderlo. Ragazzi, quasi mi perdevo il posto. Il solo pensiero che avrebbe potuto essere la mia ultima ciotola l'ha resa molto più saporita. Sembra che sia finita. Non posso farci molto. Però avrei voluto riuscire a prenderne un po' per Terakado-san. Scusate. Ecco, mangia questa se vuoi. Ho visto il combattimento, ma ero troppo spaventata per dare una mano. Forse non sarà abbastanza, ma vorrei che aveste questi onigiri. Oh sì, onigiri. Ottimo. No? Che c'è che non va? Nulla. Grazie mille. Prego, mi chiamo Shirakawa. Presto farò un'altra mensa. Ci rivedremo allora. Va bene. Ah, ecco. In realtà io sono un senza... In realtà io non sono un senza tetto. A più tardi. Almeno hai avuto da mangiare, eh? Non ti ho neanche chiesto come ti chiami. Ehi, mi senti? Oh, scusa, come mi chiamo? Kuroi. Kuroi, eh? Io Kasuga. Hai la testa per aria da quando è arrivata. Che succede? Sei innamorato di lei, amico? Ti sto solo prendendo in giro. Cosa? Come fai a saperlo? Magico. Pensavi davvero che... Stavo solo scherzando, amico. Ma hai davvero perso la testa per lei? Non sono mai stato trattato con tanta gentilezza da una donna. Penso mi abbia rapito il cuore. Allora dimmi, Kasuga-san, come te la cavi con le donne? Che intendi dire? Non ho la minima esperienza in questo campo. È come se non bastasse, non ho neanche un lavoro o una casa. Però non voglio fare finta che questi sentimenti non esistano, almeno per il mio primo amore. Perciò ti supplico, può entrare in gioco e farci da sensale, sensale? Non posso non fare almeno un tentativo, io? Nemmeno io sono esattamente un cupido, ma... Va bene, capito. Non so quanto sarò d'aiuto, ma perché no? Davvero, grazie mille. Prima però dovresti occuparti del tuo amico. Che è ancora lì. Giusto, va bene.
Allora te lo chiederò di nuovo la prossima volta che ci vedremo. Forza, Terracado-san, andiamo. Fare il combina coppie non sarà per nulla facile, però cercare di aiutare quel tipo non mi farà certo male. Quindi devo allontanarmi e tornare qui. Possiamo fare però così. Eh sì, possiamo però fare. Eccola qua. Mi allontano facendo l'altra missione e poi torno qua. Beh, questi occupiamocene. Oh, ha resistito bene. Cioè, non è morto subito. Ok. Allora, fammi... visto, ok, ha fatto il combattimento. No, ma andiamo a fare l'altra un attimo. Capire cos'è. Guarda. Una ragosta? Zarigani-ja-ne-ka. Nande konna toko ni? Kawa kara agatte kita no ka? Kono mama kuruma ni hikareru no mo are da shi. Modoshite yaru ka? Sonja, genki de na, to. Washi no nanshi ga. E? ああ、もう姿が見えん。愛しのナンシーが行ってしまった。うん。おい、もしかして今のザリガニあんたのか。ああ、あいつはわしが手塩にかけて育てていたザリガニのナンシーだ。適度な運動が大切なんでな。 たまにこの辺りを散歩させておくんじゃ。ナンシーは、わしにとって希望とも言える存在じゃったのに。ナンシー。悪かったな、じいさん。まさかあんたが大事にしてたザリガニだなんて思わなかったからよ。いや、あんたも悪気がないのは分かってるよ。それに、 Quella ragosta significava tanto per lui, le ha persino dato un nome. Zisa, ciotto matte cre. あんたのナンシー、俺が捕まえてくるぜ。どうしても気になっちまうからよ。ん？そう言ってくれんのは嬉しいが、できるかの？まあやれるだけやってみるさ。そうか。じゃあ頼むとするかの。わしはホームレスのエビハラっちゅうもんじゃ。もしもナンシーを見つけてくれたら、 桜川通り沿いに来てくれ。大体そこにおるでな。わかった。俺は春日だ。ナンシーを捕まえたら連れて行くぜ。ナンシーは背中にある大きなバツ印の傷跡が特徴じゃ。頼んだぞ。背中のバツ印だな。わかった。 まだ遠くには行ってないだろうし、下流の方を探したら捕まえられるかもな。 Beh, più a valle, l'ha lanciata qua, cioè, vabbè. Forse è sì, un po' più avanti, vabbè. Andiamo di qua. Poi qua non passano le macchine, però quante aragoste? La madonna. Forse Nancy, la mascotte di Ebihara, è qui in mezzo, darò un'occhiata.
La visuale in prima persona nella, della modalità di ricerca attiva. Puoi muoverti con L e guardarti intorno con R. Trova la vera Nancy Chan. Ah, focus. Ha una X sulla schiena. Non mi sembra. Koreka? Non mi sembra. Non vedo X sulla schiena almeno. Ah, triangolo. Aspetta, forse cos'è un quadrato? Sì. Allora aspetta, forse non ho visto bene. No, questo è un cerchio. Nanda? Quello è un quadrato, non c'è. Però forse devo comunque esaminarne una, vediamo. Che sia la piccola Nancy? No, meglio liberarla. Non è lei, la metto al posto e ne troverò una. No, quindi è qua. Qua intorno, però. Ah, guardala. Ma questa ha un cerchio. Cioè, a me sembra un cerchio. Questo è un triangolo. Questo è un quadrato. Non mi sembra una X. Però, ah, ecco. Eccola qui. Questa. Questa la tengo, Aragosta. Questa deve essere Nancy. E Biara ha detto che mi aveva aspettato a sud di Sakura River Street. Andò a incontrarlo. Fa vedere. Ah, sarà qui, aspetta. Siamo di qua. Combattiamo, Ok. Il palo quasi ci ha bloccato, Ok. Facciamo Nancy, dai, qua ce ne sono altri due. Vai, vai, liquidiamoli in fretta. Ok, nuovo rango. Bene, eccolo qui. Ehi là, Kasuga-san. ナンシーよかった、無事だったんだな。あんた本当に見つけ出してくれるなんて大変だったろうに。いや、気にするな。元々やらかしたのは俺だしよ。すまなかったな。それじゃ、俺は行くぜ。ナンシーと仲良くな。ああ、ちょっと待ってくれよ。これから飯にしようと思ってたんだ。ナンシーを見つけてくれた例も兼ねて。 ぜひごちそうさせてくれ。え？だが遠慮はいらん。今日はちょうど食材も調達しとるし、食ってってくれや。まあ、それならご商売に預かるとしますかね。じゃあちょっと準備するから、これでも食って待っててくれ。 なんだこれ。ほうれん草かなんかのお浸しか。なんか筋バッチャーいるが、まあまずかねえな。そうかそうか。それじゃあ大丈夫そうだな。こぜえら。どういうことだよ。いや、その辺に生えとった草をつけてみたんじゃが、ちょっと食えるか不安だったんでな。あ、え。なあ。 あんた見る限り大丈夫そうじゃな。ジジイ、てめえ俺に毒味させやがったな。
まあまあ、元気そうだし、ええじゃろ。あんたも食いぶちに困ったら、この草を分けてやるからよ。いらねえよ。たく、調子のいいじいさんだな。じゃあ、前菜はこの辺にして。今日のメインディッシュ。エビハラスペシャルの調理といいかな。ま、scusa。おい、なんであんたナンシーを持ってんだ。何をすっとぼけたこと言ってるんじゃ。だから調理をするんじゃよ。このナンシーをな。なんだと？しまったかじいさん。あんたナンシーのこと大事にしてたんだろう。おお、大事にしておったぞ。ナンシーは他のザリガニより体が大きくて美味しくなるポテンシャルを持っておったからな。美味しくだと。わしらホームレスにとってザリガニはごちそうじゃからな。散歩をさせることでナンシーの肉体を鍛えてプリップリの食感にさせるんじゃや。そこまで頑張って育てた愛しの食材ナンシーをあんたが川に投げるから悔しいやら悲しいやらで。それを先に言えよ。俺はあんたのペットだと思ったから頑張って探したってのに、まさか食うためだったなんて。そりゃ悪かった。まあナンシーの一番うまいとこやるから機嫌直してくれや。え、こういうのは新鮮さが命じゃからな。それちょっと待った。ん？なんじゃ、もたもたしとると鮮度が落ちるぞい。なあ、そのナンシーを食うの待ってもらえねえか。あ、何言ってるんじゃ。今が一番の食べ頃だっていうのに。いや、なんかナンシーを必死に探してここまで連れてきたら妙な愛着が湧いちまってよ。え、お前さん正気か。いや、ザリガニを散歩させてたあんたに言われたくねえんだが。しかし困ったな。そうは言ってもわしの口と胃袋はもうナンシーを受け入れる準備が整ってしまったわけだな。このまま引き下がることはできん。とはいえ今のナンシーに匹敵する食い物があれば話は別じゃ。そうさな、ナンシーと釣り合うのは特上寿司折りってところがな。くそ、足元見やがって。惚れた男の弱みというやつじゃ。それじゃあ特上寿司折り頼んだぞ。早く持ってこんとナンシーがお作りになるぞ。分かったよ、持ってくりゃいいんだろう。おう、待ってるぞ。Dobbiamo trovare il sushi premium per salvare Nancy. Vediamo, porta un set, ma forse ce l'abbiamo già. Beh, non lo so. Questo è un bento. Ah sì, ce l'ho già. Questi ha 500 punti vita, ce l'ho già. Allora, vabbè, diamoglielo, va. Kasuga-san, 特上寿司折りは持ってきてくれたかの。Mi tocca. Devo consegnarglielo per il bene di Nancy. ほらよ、これでいいんだろ。おお、確かに特上寿司折りだ。まさかザリガニ一匹のために本当に買ってくるとは。ほれ、約束のナンシーだ。煮るなり焼くなり好きにするがいい。煮も焼きもしねえよ。じゃあ俺は行くぜ。ナンシー、食わないでくれてありがとな。寿司は早めに食えよ。おう、またの。うん。よろしくな、ナンシー。
Ok, quindi questa... Ah, selezione di pestamici ampliata. Nancy Chan, ma come? Ma come, è un telefono Nancy, cioè, con cui rispondere. Fa vedere. Smartphone. Eh già. Vabbè, ma dovrebbe essere sempre gratis, Nancy, dai, su. Scusa. Solo condizioni, solo umani. Anche Nancy e le sue amiche aragose sono qui per fare danni. Ammira i crostacei che, tenaglie elevate in alto, tagliuzzano e a volte avvelenano la preda. Aumenta il danno, più probabilità di avvelenare. Quindi avvelena anche lei. Vabbè. Abbiamo guadagnato un pestamico. Va bene, adesso qua abbiamo il problema suo. Kazuka-san, sei qui? Sì. Dov'è il tuo Terakado? Avrebbe imparato la lezione. In ultimo periodo sta tenendo un basso profilo. Buono sapersi. Ehi, sembra che oggi la mensa sia aperta. È la tua occasione per parlarle. Certo, ma... per tutto questo tempo ho pensato a cosa dire, ma non mi viene in mente niente. Credo sarebbe più facile parlarle se sapessi cosa le piace. Perché non vai a chiederglielo? E se pensasse che ho un secondo figlio e non mi parlasse mai più? Bello, non pensarci troppo. Credi di poter chiedere a Shirakawa-san cosa le piace al posto mio? Non so, non sono ancora riuscito a toccare la mia zuppa, tanto mi innervosisce l'idea. Cazzo, fai sul serio? E va bene. Ma solo per dare inizio alle danze, nulla di più. Grazie. Bene, torno subito. Vediamo se riesco a scoprire di cosa potrebbe parlare. Cosa potrebbero parlare quei due. Vediamo. Aspetta, ma. Ok. Kurai mi ha chiesto di scoprire cosa piace a Shirakawa. Farò finta di chiedere del cibo e vedrò cosa riesco a scoprire. Ma no, non può. Sai, potrei avere da mangiare. No. Oh, sei il tizio dell'altra volta. Buono l'onigiri. Oh sì, buonissimo. Grazie. Davvero? Meno male. Adoro cucinare, ma sono molto imbranata, quindi non sono mai sicura del sapore. Mi soleva sapere che ti sia piaciuto. Bene, quindi le piace cucinare. Posso dover chiedere cos'altro le piace? No. Piace qualcos'altro attorno alla cucina? Vuoi sapere cosa mi piace? Sì, a dirla tutta, mi stavo chiedendo cosa regalare a una ragazza più o meno... della tua età. Non sono sicuro di cosa prenderle. Pensavo che magari potesse avere qualche idea. Oh, capisco. Un regalo. Beh, non so quanto possa esserti utile, però io adoro i fiori. Fiori, eh? Sì, sto persino seguendo un corso di giardinaggio all'università. Bellissimo. Immagino che i fiori piacciono a un sacco di ragazze. Grazie del suggerimento. Oh, nessun problema. Spero che il tuo regalo le piaccia. Aspetta. Non vuoi del cibo? Bene, le piacciono i fiori. Dovrei dirlo a Kuroi. Ehi, ho scoperto cosa le piace. Grazie, che cosa ha risposto? Adora i fiori. Li adora così tanto che sta facendo un corso all'università. Ah, davvero? Già, perché tutta questa sorpresa? Beh, in realtà, tempo fa lavoravo da un fioraio. Ma dai, assurdo, sì, allora sei a posto. Non dovrebbe essere troppo difficile parlarle dell'argomento. Giusto, devo ammettere che comincio a sentirmi più sicuro di me. Penso che passerò a salutarla. Ha anche scritto flower su... sulla pettorina. Dice niente. Ah. Perfetto, sembra carico e deciso.
quindi devo ripassare tra un po'. Eh sì, non sono niente male come cupido. Aspetta, fammi vedere, perché in zona non c'è più niente. Mi sa che non c'è più niente. Per sicurezza. Eh sì, è rimasta questa, però mi devo allontanare. Mi devo allontanare un attimo. Ok. Posso anche nel mentre fare uno scontro, come se passasse un po' di tempo. A livello 15, attenzione. Vediamo, proviamo. Colpo da boxer. Mamma mia, scarica dei pugni. Ok. Manca questo. Ok. Perfetto. E torniamo indietro? Ok, sì. Attenzione alle macchine. I fiori possono crescere in punti molto insoliti. Quando lavoravo non prestavo molta attenzione alla città, ma rimarresti sorpreso di ciò che vedresti se la osservassi attentamente. Davvero? Allora devo fare attenzione anch'io. Sorpresa, vabbè. Oh, bene, sembra che Kuroi se la stia cavando. Ehi, guardate quei due. Che c'è? Sembrano la Bella e la Bestia. Quei due sono del tutto diversi. Già, quel tipo sembra proprio un cane a randagio. Un bastardino. Ragazzi, ha sentito la Madonna. La Bella e la Bestia. Ehi, non prendermi alle spalle così. Oh, scusami. Dicono che io e Shirakawa-san non siamo una bella coppia. Non ci avevo minimamente pensato. Beh, non posso continuare a sembrare un vecchio cane a randagio. Non voglio mettere in imbarazzo Shirakawa-san. Cosa dovrei cambiare prima? Cosa dovresti cambiare? Beh, i vestiti, sì, ma non è quello importante. Però vabbè, proviamo a dire vestiti, no. Dai, vediamo. Perché erano i vestiti? Sono sicuro che lo noterebbe. Hai qualcos'altro da mettere? Mi spiace dirlo, ma non ho altro. D'accordo, beh, possiamo andare a comprarne altri. Quanto hai con te? Non ho nulla, beh. Ma cercherò di trovare una soluzione per Shirakawa-san e per il mio nuovo amico che fa il tifo per me. Certo, ne starò in disparte a fare il tifo per te, amico. Grazie. Spero che tu possa aiutarmi a scegliere i vestiti una volta trovati dei soldi. Ma scommetto che Shirakawa non importa. Mi sembra molto più sicuro di sé ora. Di questo passo ce la farà di certo. Ok, quindi mi allontano. A meno che la missione non prosegue da un'altra... prosegue da un'altra parte. Ok, allora andiamo qua. Andiamo lì. Azione. Aspetta. Urca, ne ho trovato uno dei livello 21. Cavacca. Anzi, più di uno. Palpeggiatore fedifrago. Vabbè, vediamo. Andiamoci giù pesante. Facciamo... per l'attacco. Aspetta. No, sì, colpo da boxer, dai. Però cioè, facciamo comunque male.
Ok. Facciamo. Ok. Rimane uno. E non ha attaccato. Vediamo se è sufficiente. No. Ora è sufficiente. Vabbè, pensavo peggio, cioè di livello 21. Però vabbè, forse perché non avevano armi, probabilmente. Non mi hanno dato troppi problemi. Proseguiamo. Attenzione. Attenzione, vai. Ok. Là ce ne sono altre. Attenzione alla macchina. Ok. Ok. Siamo arrivati. Fazzoletti. No? Oh, è Kuroi. Sembra che stia lavorando sodo. Fazzoletti per voi. Ops. Mi spiace, non ti ho visto. Aia. Fazzoletti per voi, prego. Guarda come si lascia mettere i piedi in testa. Deve essere davvero disperato. Sta lavorando per 4 soldi, ma si sta davvero impegnando. Non vorrei essere al suo posto. Non sarà prestigioso, ma devo cambiare. Per farlo mi servono soldi. Quindi non importa cosa dicano gli altri, io consegnerò questi fazzoletti. D'accordo. Fazzoletti, fazzoletti per voi. Kuroi sta finalmente mostrando un po' di spina dorsale. Non voglio interromperlo sul lavoro. Gli parlerò al parco. Parco è dove ero prima. Devo tornare indietro. Va bene. A vedere. Eh sì, anche a costo, come abbiamo fatto finora, anche a, oddio, anche a costo di fare più volte avanti e indietro, preferisco chiudere la missione. Ecco. Allora, non ho guardato. Meno male, mi è andata bene. Ok, nessuno mi ha visto. Perfetto. Ah, c'è ancora il palpeggiatore qua. Aspetta, se vado piano, vabbè, tanto è debole alla fine. Eh sì. E invece mi becca? No. No. Ok. Ok. Oh, cosa ho visto? Profumo singolare. Sarebbe un... No. No. Forse qua nei materiali. Non mi sembra. Ah, qua. Oggetti di crescita. Un profumo robusto ma elegante. Usalo per migliorare il tuo stile. Ah. Eh sì. Stile, vai. Personalità migliorata. Ok. Questi mi sa che... No. Ok, si è passato. E invece no, all'ultimo mi hanno preso. Facciamo un attacco normale, dai. Ok. Oh. No, non è neanche replicato. Perfetto. Dicevamo. Dai, che adesso anche a quelli di livello 3 comunque stiamo tenendo testa bene. Attenzione. Attenzione. Io vado spedito, ma. Ok.
Contento, ti stavo aspettando, guarda qua. Ora posso comprare dei vestiti. Ottimo lavoro, ma questi probabilmente ti faranno ottenere al massimo una scarpa, una sola. Non ci credo. Quanto pensi che mi serva ancora? Beh, se vai su qualcosa di economico potresti farcela. Con quella roba di fascia bassa non farai molti punti. Oh, Terako-san, aspetta, tu come fai a saperlo? Ah, perché? Era un segreto? Ce l'hai stampato in faccia. Comunque, lascia perdere. Prendi qui. Ah, ma dai. Eh? Da parte mia e degli altri ragazzi, a vederti impegnato anima e corpo, viene difficile non fare il tifo per te. Terako-san, buona fortuna. Arigatou gozaimasu. Sì, grazie. Perfetto, andiamo a prenderti qualcosa di nuovo. Va bene. Ah, è il negozio di prima, di quello nudo. Sì. Vabbè. Cambiato. Ma fa anche da barbiere. Scusa, non lo so. Cosa ne pensi? Ehi, non male. Sembri un'altra persona. Mi sento così sollevato. Devo farli vedere a Shirakawa-san. Cioè, negozio di abbigliamento che fa anche da barbiere. Tu pare. Guarda caso oggi è il giorno della mensa dei poveri. Ottimo tempismo, andiamo. Shirakawa-san. Non lo ricordo. Kuroi-san. Wow, ma guardati, stai benissimo. Oh, grazie. Sì, magari i pantaloni un po' più lunghi, però. Con una reazione del genere direi che abbiamo scelto bene. Spero che questo cambi anche l'opinione degli altri su di lui. Continua così, Kuroi. Ok, però non è ancora finita. Fammi vedere se per caso continua da altre parti. Non mi sembra, quindi forse mi devo allontanare. Ecco, faccio questo scontro qua. Sarà abbastanza semplice. Ok. Oh, lui ha resistito. Finiamolo. Ok. Ok, vediamo. No. Provo ad allontanarmi ancora. Fa vedere. Eh sì, no, non c'è da nessuna parte. Provo ad allontanarmi ancora un po'. Magari faccio un giretto. ゴミ袋が溜まってると、カラスが荒らしちゃうから困るのよね。カラスもカラスで生きていくのに必死なんだ。多めに見てやれ。それにカラスはよ、頭だっていいんだぜ。ゴミ捨て場近くの人を覚えると荒らさなくなるって話もある。へえ、そうなの。っていうか随分カラスの肩持つじゃないの。まあ同じゴミ捨て場を漁った仲だからな。これも仲間意識ってやつなのかしら。 Vediamo, mi sono allontanato abbastanza, no? Provo ad allontanarmi ancora un po'. Sì. この顔っていつ見ても不気味よね。何なのかしら。あれ？俺この顔に見覚えあるぞ。嘘だろ。いや、どっかで見た顔なんだよな。割と身近にそう。 クリな人がいたような。あ、足立さんだ。ああ。ふざけんなよ。俺はもっと爽やかだろうが。でも足立さんにしてはちょっと神々しすぎない？そう言われるとそうだな。
悪い、足立さんじゃなかったわ。切れていいか。Vabbè, no, visto che ho fatto un attimo un giretto, ma la missione non appare, quindi potrebbe continuare magari andando avanti con la missione principale, avrebbe senso. Però volevo vedere un attimo se col fatto che abbiamo il legame per ora massimo, poi prima di tutto piantiamo qualcosa qui, semi di giglio. Ok, e piantine di carota. Ok, qua nel bar, magari appunto possiamo qua è per il disco, avviare un dialogo legame, no? Perché abbiamo praticamente, non so se si vede, dove si vede, quasi in squadra, controlla statistiche, prossimo livello legame, e si vedeva quando sale di livello, si vede quando sale il legame che c'è un lucchetto, forse sullo smartphone, non lo so. No, foto, ok, quello ok. Beh, comunque si è visto che c'era il lucchetto, quindi magari per sbloccare quel lucchetto dobbiamo semplicemente parlare con i nostri compagni. Fa vedere la mappa, non la vediamo qua dentro. Vabbè, poi andremo avanti anche con la storia, appunto, del senza tetto.